Ciao a tutti, questa è la seconda intervista che vi proponiamo e questa volta l'abbiamo fatta a Stefano Baudino. Ciao! Va bene, niente, la mia domanda è credo la più semplice di tutte, ma per certi aspetti potrebbe essere la più difficile. Dipende da te. Molto semplice. Chi è Stefano Baudino? Forse è una delle più difficili. Allora, dunque, io sono uno scrittore, che si sta occupando in questi anni di tematiche collegate direttamente o indirettamente al tema della mafia, e dicendo tematiche collegate direttamente o indirettamente, voi potete ben capire che si parla di un scibile umano e sociale, veramente, veramente ampio, perché la bellezza del trattare questo argomento è che puoi applicarlo, e hai la possibilità di applicarlo a tantissimi ambiti sociali e quindi a tirare fuori tante risposte da domande che ogni giorno possono sorgere da più fonti. E, oltre a scrittore, ti direi uno che cerca di indagare sia quando scrive che quando pensa, che quando parla questi temi e che cerca di operare più collegamenti possibili per fare in modo che chi lo ascolta, anche quando per esempio mi capita, e mi capita fortunatamente molto spesso, di fare conferenze pubbliche o presentazioni del mio libro La Repubblica Punciuta, e per ora è il libro sulla mafia edito, uscito, ma ne usciranno anche altri. Ecco, il mio intento è quello di far collegare i puntini di queste storie molto torbide, ma anche secondo me molto affascinanti, a chi mi sta di fronte. Quindi l'intento è pedagogico, culturale, quindi cerco di portare avanti questa attività come meglio si può. Poi ovviamente Stefano Baudino è tanto altro, ma dato che siamo nel contesto e dobbiamo contestualizzare, ti dico questo. Ok, tra l'altro hai citato il tuo libro, La Repubblica Punciuta, e tra l'altro ho letto anche una notizia che l'ho letta in realtà dal tuo profilo Instagram, che hai fatto un gesto abbastanza meritevole, diciamo, anche di essere pubblicizzato. Vuoi dirlo tu? Hai già capito di cosa sto parlando, probabilmente. Sì, ho capito e sono contento che tu me lo chieda perché dato che a fine maggio questa campagna si chiude, è bello poterne parlare adesso che è aperta. E ho scelto di veicolare verso un fondo istituito dall'Associazione Nazionale Infermieri, fondo che è atto, diciamo, al sostegno tutti quegli infermieri che sono stati colpiti dal coronavirus, ma soprattutto di quelle famiglie che hanno perso i loro parenti infermieri sul loro posto di lavoro. Quindi è un fondo che è rivolto a chi veramente ha combattuto di più e ha combattuto per tutti noi, per la collettività, per offrire un sostegno concreto a questa fascia di popolazione colpita dal virus. E anche questa fascia professionale. E quindi la cosa, diciamo, simpatica, secondo me, dell'iniziativa è che non è soltanto beneficenza fine a se stessa, che sarebbe altrettanto meritevole, ci mancherebbe altro, ma in cambio al tuo gesto di beneficenza hai indietro un prodotto, tra virgolette, culturale, hai indietro un libro, hai indietro una storia, hai indietro la possibilità di arricchire la tua conoscenza. E anche per questo spero che tanti altri autori in questo periodo sposino l'iniziativa, prendano esempio, perché è veramente un'iniziativa che chiunque abbia la possibilità di mettere in vendita un prodotto culturale può sposare, effettivamente. Quindi è beneficenza in cambio un po' di cultura, è un binomio che secondo me è interessante far viaggiare insieme. Quindi questo era l'intento. Ok, quindi possiamo dire che Stefano Baudino è anche questo. E anche questo.